L'alba sta sorgendo, salutate il nuovo giorno. In questo periodo in cui, a causa dell'emergenza coronavirus, le palestre sono state chiuse e con la quarantena siamo costretti tutti a rimanere in casa, tanti, che già si allenavano prima, si chiedono come fare a restare in forma. Invece quelli che avevano appena iniziato ad allenarsi o avevano intenzione di iniziare prima della chiusura totale di qualunque cosa, si chiedono come possono fare a mettersi in forma adesso. In questi video andrò a spiegare come poter allenarsi da casa senza bisogno di nessun attrezzo, in maniera che tutti possano farlo, anche se non avete spazio, anche se abitate in un monolocale, non importa. Questi esercizi potete farli tutti. Oggi andremo a vedere come allenare i bicipiti. È abbastanza semplice. L'esercizio sarà semplicemente fare curl, no? Curl con i manubri, ma al posto di usare i manubri usare altri attrezzi di uso comune. Io qui ho un sacco con dentro un peso. Voi potete usare qualunque cosa, potete usare le bottiglie d'acqua, la confezione tipo da 6 al supermercato pesa 9 kg e sarà sufficiente. Adesso qualcuno mi dirà: ma io non bevo l'acqua in bottiglia perché la plastica inquina, per cui bevo l'acqua del rubinetto. E va bene, potete usare uno zaino scolastico mettendoci dentro i libri. E qualcuno dirà: ma io non vado più a scuola perché ho iniziato a lavorare e con la digitalizzazione non uccidiamo gli alberi, non usiamo la carta, non ho neanche i libri. E va bene, allora ho usato un sacco delle scarpe, come ho usato io, riempito di qualcosa. E allora qui qualcuno dirà: ma io non ho le scarpe, non porto le scarpe. Ok, se non portate le scarpe forse avete problemi più seri che pensare piuttosto che allenare i bicipiti. Comunque, non perdiamo tempo e andiamo a vedere come eseguire il curl con i manubri. Allora, ci sono più varianti di esercizio. Oggi andrò a spiegare quella che mi piace di più, che non è quella classica. Quella classica che viene in palestra è quella che fai così, che fa così. No, in cui si sale col braccio, con l'avambraccio, e poi si fa l'ultimo movimento, si porta un po' in avanti per questa parte del braccio, no? Così. Vedete il movimento in cui va un po' avanti il braccio? Ed è quello più classico che vediamo spesso nelle palestre, però non mi piace di più perché si tende a usare un po' la spalla. In questo esercizio io non voglio allenare la spalla, voglio allenare il bicipite, voglio che tutto il focus sia sul bicipite. Per cui la mia versione preferita è quella con le scapole contratte. In pratica, per evitare al braccio di spostarsi e andare avanti e usare la spalla, quello che faremo è portare indietro le spalle contraendo le scapole. In questo modo il movimento sarà questo, e non porteremo avanti il braccio e non useremo la spalla, ma useremo solo i bicipiti. Per cui è facile, portiamo dietro le spalle, le contraiamo e saliamo. Usiamo i muscoli flessori del gomito e andiamo su avanti con l'avambraccio. Adesso qualcuno anche qua dirà: ma che palle queste scapole, bisogna contrarle ovunque, e bisogna contrarle nella panca, e bisogna contrarle nello squat, e bisogna contrarle nel dip, adesso bisogna contrarle anche nel carro bilanci, nel carro. Sì, so che fa ridere, so che qualcuno dirà, adesso ci diranno anche di contrarre le scapole mentre andiamo in bagno, e va bene, facciamo una battuta anche qua, però è molto utile, per cui spalle indietro e contratte. La seconda cosa a cui dobbiamo pensare è il range del momento, cioè quanto andare su, quanto andare giù. Io consiglio sempre di fare il movimento più completo possibile, perché il movimento completo aiuta a dare una forma più esteticamente piacevole alle braccia. Fare il movimento breve, no? A metà, può aiutare a fare crescere i muscoli, e tante persone che vanno a Mister Olympia, come guardate nei video, fanno movimenti monchi a metà, però non è il massimo per migliorare la forma. Fare il movimento dal braccio completamente disteso al braccio completamente contratto aiuterà a dare una forma più bella al muscolo. Per cui si parte dal braccio completamente allungato, si andrà a contrarre il più possibile fino ad arrivare in cima, fin quando non riusciamo più ad andare in su, e poi si tornerà giù.
Qualcuno qua dirà, ma mi hanno sempre detto di non allungare completamente l'articolazione quando vado a fare esercizi, perché potrebbe causare infortuni, eccetera. Ed è vero che potrebbe causare infortuni se non ci sono muscoli contratti, ma qui vogliamo mantenere i muscoli contratti, per cui anche quando siamo a braccia distese, mantenere sempre il muscolo contratto per non andare a influire sull'articolazione in maniera negativa. Per cui braccio completamente disteso ma con muscolo contratto, si sale, si scende al massimo e si tiene il muscolo contratto. Tanti finiscono un po' prima accorciando il movimento, ma non ce n'è bisogno. Anche con il braccio completamente disteso si può mantenere il muscolo contratto. E chi ha mai fatto stretching PNF, di cui parleremo in futuro, lo sa bene. Terza cosa da pensare è il busto. In palestra si vedono tante persone che quando si allenano iniziano a fare così, e muoversi avanti e indietro, perché magari riescono a fare una ripetizione in più o a usare un chilo in più, ma fare una ripetizione in più o un chilo in più con la tecnica sbagliata non è quello che vogliamo. Quello che vogliamo è allenare i bicipiti il più possibile, e fare così non ci aiuterà ad allenare i bicipiti in più, anzi lo alleneremo di meno. Per cui mi raccomando, bisogna tenere il busto rigido e fermo durante tutto l'allenamento, durante tutta l'esecuzione dell'esercizio. È in fondo e in cima. Ultima cosa a cui pensare è l'impugnatura. Come impugnare i nostri sacchi, eccetera? Possiamo farlo in molte varianti e sono tutte buone. Possiamo usare la presa con i palmi delle mani verso il fuori, che è la presa supina, facciamo così. Possiamo usare una presa neutra, cioè con i palmi delle mani rivolti, diciamo, gli uni verso gli altri, così. Poi possiamo usare una presa prona, cioè con i palmi delle mani rivolti verso il basso, che è la più rara e di solito non la si vede in palestra. Vanno bene tutte e tre e va bene variarle ogni giorno tutte. Si possono anche mischiare insieme. Per esempio, possiamo partire con una presa neutra, cioè con i palmi delle mani che si guardano a vicenda, e quando salire portare i palmi delle mani verso l'alto per diventare supina, così. Ognuna di queste varianti andrà ad allenare i muscoli in maniera un pelino diversa, per cui va bene cambiarla anche tutti i giorni. Qui, come le altre cose, come gli altri esercizi, dobbiamo dire quante farne. Potete farne 100 ripetizioni al giorno, tutti i giorni, senza problemi. Magari partite da 20 all'inizio e poi aumentate fino a 100. Potete farne 100 dirette, o potete fare tipo 5 serie da 20 con un peso più alto. 5 serie da 20 con un peso di alto è meglio, però non preoccupatevi. E potete farle sia in contemporanea, cioè due sacchi, due boccioli dell'acqua, due zaini, e fare un movimento con tutte e due le braccia assieme nello stesso momento, o alternandolo, facendo prima un braccio e poi l'altro, come volete. Sono valide tutte e due le forme di esecuzione, per cui non c'è molto altro da dire. Andate ad allenare i vostri bicipiti come si deve e ditemi se vi è stato utile questo video. Noi ci vediamo la prossima volta. Ricordatevi che anche con le palestre chiuse una soluzione la possiamo trovare lo stesso, perché quando si desidera ardentemente qualcosa, essere avvolti dalle fiamme non è più così male. Ci vediamo alla prossima.